La corsa dei contagi da non si ferma e lo spettro del secondo lockdown aleggia sempre più minaccioso sul. Nella giornata di venerdì 16 ottobre, il Ministero della nel suo bollettino odierno ha confermato il numero di 10. I nuovi casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 55 decessi, che portano il totale a 36. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel nostro paese. Per la prima volta dalla fine del lockdown è stata superata la soglia dei 10.000 casi. Preoccupano le terapie intensive. I pazienti ricoverati sono 638, con un incremento di 52 unità nelle ultime 24 ore. I ricoveri ordinari sono invece 6.178 più 382, gli attualmente positivi al sono 107. Di cui 6.178 ricoverati con sintomi, più 382, e, come detto, 638 in terapia intensiva, più 52. Come riporta il bollettino odierno del Ministero della, sono in isolamento domiciliare 100. Pazienti mentre sono guarite o sono state dimesse 1.908 persone. La regione con il maggior numero di positivi al Covid è la Lombardia con 2. Poi la Campania con 1.261 e il Piemonte con 821 casi. Il dato di oggi è di 1. Positivi su 14.422 tamponi. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook per il punto sulla situazione in Campania. Il dato dei nuovi casi di è il più alto dall'inizio dell'emergenza in Campania. Chiuse dal 16 al 30 ottobre scuole e università, stop a matrimoni, comunioni, battesimi e altre cerimonie e feste anche private, potranno partecipare solo i parenti. Sospese le attività dei circoli ludici e ricreativi. La decisione del governatore è arrivata il 15 ottobre a seguito dell'aumento dei nuovi contagi da Covid-19 in Campania. L'allarme di Crisanti, non si riesce a fare tracciamento sul territorio e non si riesce ad arrestare la trasmissione. Siamo arrivati al punto di rottura in cui le misure non funzionano più. Andrea Crisanti, direttore microbiologia e virologia dell'Università di Padova, si esprime così a Mattino 5.